Io naturalmente ringrazio innanzitutto il Forum PA per aver offerto al Dipartimento del Tesoro questa occasione e do il benvenuto a tutti i partecipanti, naturalmente ringraziandoli per essere intervenuti. Il tempo a nostra disposizione non è tantissimo, quindi io farò prima una presentazione generale dell'applicativo concessioni, dopodiché passeremo proprio invece alla dimostrazione pratica e lasciando gli ultimi minuti alla risposta di eventuali domande di carattere generale che dovessero arrivare nel corso via chat, nel corso appunto del webinar. Quindi, come accennava il direttore Mangiatordi, la rilevazione delle concessioni si inquadra nel progetto patrimonio della PA per il censimento annuale degli asset delle amministrazioni pubbliche, che è stato avviato con la legge finanziaria 2010 per rendere disponibile un quadro conoscitivo, completo, analitico e sistematico delle componenti dell'attivo, patrimoniale. Alla fine appunto di raccogliere le informazioni, il Dipartimento del Tesoro ha realizzato negli applicativi dedicati, ognuno dedicato a ciascuno degli asset, quindi immobili, partecipazioni e concessioni, che vengono alimentati da oltre 11.000 amministrazioni pubbliche, incluse sia nel settore S13, quindi dalle amministrazioni centrali alle amministrazioni locali e enti di previdenza, ma anche l'insieme di un più generico ambito di amministrazioni non S13. L'applicativo concessioni è appunto quello che consente la raccolta delle informazioni con modalità sia di inserimento tramite interfaccia grafica che con caricamento aggregato dei dati. E come dicevamo, appunto, il nostro sforzo costante è quello di rendere l'applicativo concessione, così come tutti gli altri applicativi, sempre più di facile utilizzo per le amministrazioni. L'inserimento dei dati non è un inserimento fine a se stesso, infatti il Dipartimento del Tesoro ha sviluppato un sistema di reportistica proprio per l'analisi dei dati, perché proprio partendo dall'analisi dei dati è possibile poi mettere a disposizione del decisore politico, non solo a livello centrale ma anche a livello locale, per mettere in atto politiche di valorizzazione del patrimonio pubblico, per cui l'alimentazione della banca dati con dati completi e affidabili è l'elemento indispensabile per poter poi avere informazioni che possano essere utili appunto a tutti i livelli di decisione politica. Qual è l'ambito della rilevazione? Quello delle concessioni. Le concessioni naturalmente che sono rilasciate dalle amministrazioni pubbliche sui beni. Quindi ogni amministrazione che rilascia concessioni di beni deve adempiere alla comunicazione. Ricordiamo che sono appunto concessioni atti unilaterali mediante i quali l'amministrazione conferisce ad un soggetto pubblico o privato il diritto di godere o sfruttare un bene che per sue caratteristiche intrinseche o funzionali è destinato al soddisfacimento di interessi pubblici. Quindi parliamo di beni demaniali o del patrimonio indisponibile. Quindi soltanto attraverso un atto di concessione l'amministrazione può destinare beni che dovrebbero essere appunto utilizzati per il soddisfacimento di interessi pubblici oppure essere destinati appunto all'attività istituzionale dell'amministrazione per darlo appunto a terzi che possa appunto sfruttarlo o goderlo. Sebbene rientri negli atti di concessione di beni, non vengono attualmente rilevate le concessioni temporanee di beni, ovvero quelle che vengono definite come concessioni temporanee nel regolamento di ciascuna amministrazione. Nel caso in cui l'amministrazione non preveda una definizione di concessione temporanea, non devono essere comunicate quelle che hanno una durata inferiore a 18, a 12 mesi. Analogamente non sono oggetto di comunicazioni le concessioni cimiteriali e quelle che hanno come finalità
l'attraversamento di cavi e condutture. Non rientrano attualmente nell'ambito oggettivo di rilevazione le concessioni di servizi così lavori pubblici. La rilevazione del Dipartimento del Tesoro quindi abbraccia un insieme molto ampio ed eterogeneo di concessioni che vengono rilasciate sulle principali categorie di demanio o di patrimonio disponibili. Abbiamo quindi in questa presentazione raffigurato tutte le principali categorie di demanio, quindi dal demanio idrico fino al demanio culturale, così come il demanio stradale, e poi un'ultima categoria dove vengono invece raggruppati tutti quanti gli altri beni del patrimonio indisponibile, non eventualmente classificabili nelle precedenti categorie. L'applicativo concessioni è raggiungibile attraverso il portale Tesoro. Ogni amministrazione deve individuare un responsabile per la comunicazione dei dati che dovrà quindi registrarsi nel portale e successivamente potranno essere abilitate ulteriori utenze. Si accede quindi all'applicativo concessioni che consente la comunicazione annuale dei dati attraverso una modalità di interfaccia grafica, potendo compilare una scheda dedicata ad ogni concessione oppure effettuare un caricamento massivo. Per le amministrazioni che avessero già comunicato concessioni nell'anno precedente, è possibile effettuare anche un richiamo dei dati che potranno poi e dovranno essere aggiornati per completare la comunicazione riferita all'anno corrente. Ricordiamo che anche le amministrazioni che rientrano nel perimetro soggettivo della rilevazione appunto delle concessioni devono, nel caso in cui non abbiano rilasciato concessioni, la dichiarazione di non detenzione. Nella comunicazione annuale vengono raccolte diverse tipologie di informazioni, innanzitutto i dati anagrafici della concessione, indicando quindi ad esempio la data di stipula, di decorrenza e di scadenza, nonché la modalità di affidamento della concessione, i dati anagrafici del concessionario, i dati che consentono la classificazione della concessione, e quelli relativi alla quantificazione dell'oggetto di concessione, e vi sono poi informazioni relative alla remunerazione e a quelle dei finanziamenti. Tutti quanti i dati che vengono inseriti all'interno dell'applicativo possono essere anche scaricati in modalità CSV, quindi in una modalità elaborabile o in schede PDF. Vorrei dare soprattutto un accenno a quella che è la logica della rilevazione, che è appunto importante poi per una corretta anche interpretazione delle informazioni. La logica della rilevazione è basata proprio sulla classificazione della concessione. Occorrerà quindi scegliere opportunamente tra le voci che sono disponibili nell'applicativo. Innanzitutto la categoria di demanio di patrimonio indisponibile, quindi l'oggetto che viene dato in concessione e la finalità tra quelle che vengono proposte. Quindi è importante innanzitutto che l'amministrazione individui il bene che viene dato in concessione a quale delle categorie appartiene, quindi selezionando quella verranno proposti gli oggetti e poi di conseguenza le finalità per le quali generalmente appunto l'oggetto viene dato in concessione. Al fine di una più accurata classificazione delle concessioni, abbiamo da quest'anno eliminato la finalità altro, proprio perché vedevamo che le amministrazioni tendevano a mettere nella voce residuale molte concessioni che in realtà potevano essere classificate in un appunto oggetto, in una finalità già predefinite. Nel caso in cui comunque l'utente non trovi
Tra le voci disponibili, l'oggetto o la finalità che più si adatterebbero al proprio caso può effettuare una segnalazione direttamente dal portale, quindi noi aiuteremo o a classificare opportunamente la concessione oppure a provvedere all'aggiornamento della tassonomia. Un'altra possibilità sempre di semplificazione nella comunicazione dei dati che è prevista nell'applicativo concessione è quello del caricamento aggregato, cioè di poter effettuare con un unico inserimento la comunicazione dei dati relativi a più concessioni. Questo è il caso delle concessioni che vengono rilasciate dall'amministrazione in grande numerosità, ma che hanno tutte le stesse caratteristiche, quindi hanno caratteristiche standardizzate. In questo caso, quindi, non è necessario inserire i dati relativi al singolo atto di concessione, ma è possibile effettuare un caricamento, complessivo. Naturalmente è importante che, il caricamento aggregato venga utilizzato per concessioni, atti di concessioni che siano omogenei per categoria, oggetto e finalità, che abbiano appunto come oggetto un bene che sia espresso nella stessa unità di misura, così come presentino delle stesse caratteristiche in termini di criterio di remunerazione. Per alcune finalità abbiamo obbligatoriamente previsto la comunicazione secondo la modalità aggregata. E queste sono quelle dell'edilizia residenziale pubblica, accessi e passi carrabili e alloggi di servizio. Quando quindi viene effettuato il caricamento aggregato, è necessario poi comunicare il numero complessivo delle concessioni rilasciate e i dati relativi alla parte anche di quantificazione e poi di remunerazione dovranno essere riferiti al complesso delle concessioni. Nella interfaccia grafica, questo lo vedremo anche successivamente, verranno poi date le indicazioni specifiche da seguire per quanto riguarda la compilazione degli attributi anagrafici sia della concessione che del concessionario. Passerei quindi a questo punto direttamente alla illustrazione pratica dell'applicativo. Quindi, come vi dicevo, l'applicativo concessioni è raggiungibile direttamente dal portale Tesoro. Questa è appunto la home page. Dottoressa, Permettetemi. Sì? dottoressa, deve fare condividi schermata personale, altrimenti non la vediamo. Ok, Andrea, il primo pulsante, schermata personale, condividi schermata personale. ma non hanno visto niente. Sì, Ok, adesso. Eccoci qua. Perfetto, vediamo il sito Patrimonio PA, perfetto. Perfetto, quindi siamo sulla home page, come vi dicevo. Quindi, essendo ormai un utente registrato, quindi occorre entrare nell'applicativo, quindi entrerò naturalmente con le mie credenziali, così come tutti gli altri utenti possono fare. Quindi una volta digitate le proprie credenziali si entra nella parte riservata e quindi si accede all'applicativo concessioni cliccando sull'apposita icona. Naturalmente questa è una funzionalità che ho io in quanto amministratore, ogni amministrazione entra poi direttamente invece nella home page del modulo concessioni. Quindi qui risulta appunto l'utente abilitato Paola Fabbri come ente direzione ottava della valorizzazione del patrimonio pubblico. Questa è la Dottoressa, OPE. scusi, posso interromperla un secondo per mi perdoni, per una questione tecnica. Allora, chiederei alla dottoressa De Biasi e alla dottoressa Ventrella di rispondere sul pannello question and answer, Q&A, non sul pannello chat, perché il pannello chat non salva le domande. Ok?
Ok, quindi vi pregherei gli utenti di utilizzare il pannello Q&A per fare domande e le dottoresse di rispondere alle domande che intanto sono arrivate di là. Scusate l'interruzione. Prego. Quindi vi dicevo, questa è la home page dove generalmente mettiamo anche delle comunicazioni che variano periodicamente sulla rilevazione ed è disponibile la documentazione di supporto, quindi l'istruzione per la compilazione, esempi di compilazioni e FAQ. Quindi io inizierei direttamente con la dimostrazione dell'inserimento dei dati, quindi procediamo a simulare l'inserimento di una concessione. Questo è la prima volta che mi connetto, quindi innanzitutto è necessario effettuare la conferma sulla dichiarazione. Quindi, volendo inserire dati, naturalmente dovrò dichiarare che l'amministrazione ha concessioni da comunicare e quindi confermare dichiarazioni. Se fossi invece un'amministrazione che non ha rilasciato concessioni, dovrei cliccare sul no, confermare la dichiarazione, l'adempimento è concluso. Quindi, per procedere, vado avanti e quindi entro nella interfaccia dell'applicativo. Come vedete, da quest'anno sono disponibili alcuni pulsanti. Abbiamo cercato di migliorare sempre di più l'applicativo e quindi sono disponibili degli help online. Quindi, cliccando sul punto interrogativo che appare in alto a destra su ogni schermata è possibile visualizzare delle informazioni relative alle modalità di compilazione della sessione. Altrimenti, accanto ad ogni campo, c'è la possibilità appunto di visualizzare l'help online relativa a quel singolo campo. Quindi vediamo ad esempio che questo è un campo obbligatorio che occorre riportare l'identificativo dell'atto della concessione. Quindi innanzitutto occorre specificare un identificativo dell'atto di concessione, quindi mettiamo ad esempio il protocollo 1, 2, 3. È importante che sia appunto questo un codice univoco utilizzato nella concessione. Occorre quindi poi inserire la data di decorrenza e la data di stipula della concessione e quindi procedere con la compilazione della data di decorrenza e della data di scadenza. Quindi la data di stipula e la data di decorrenza non necessariamente devono essere un antecedente all'altra, è importante però che la data di scadenza sia naturalmente successiva. È poi obbligatorio inserire un campo di descrizione della concessione, ad esempio concessione area demaniale. E poi appunto passiamo a visualizzare e inserire l'informazione relativa al tipo di caricamento. Quindi qui vedete abbiamo la possibilità di selezionare se si tratta di un caricamento aggregato, quindi se è riferito a più atti di concessione o meno. Selezioniamo ad esempio o no. L'informazione poi ulteriore che viene richiesta è quella su se la concessione è stata o meno attribuita con una gara pubblica. Nel momento in cui selezioniamo sì, diventa obbligatorio, quindi viene visualizzato e diventa obbligatorio l'inserimento della data di aggiudicazione della gara e del relativo importo di aggiudicazione. Quindi inseriamo la data e l'importo di aggiudicazione, ad esempio 12.000 euro. L'importo di aggiudicazione, qui possiamo ad esempio anche vedere l'help online, è un campo obbligatorio perché è stata indicata che la concessione è stata attribuita con gara pubblica. Questo importo non necessariamente appunto collegato poi al pagamento successivo dei canoni di concessione, ma è un pagamento iniziale che
generalmente è ulteriore, che viene pagato dal concessionario nel momento in cui la gara è stata aggiudicata. Quindi è necessario poi indicare se la concessione è prorogabile o rinnovabile e se c'è la facoltà o meno di subconcessione. Qui occorre selezionare poi che si tratta appunto di una concessione di beni. Quindi abbiamo inserito tutti quanti i dati, possiamo passare alla sezione successiva. Se avessimo fatto degli errori nella compilazione, appunto l'applicativo ci avrebbe individuato gli errori e quindi non ci avrebbe consentito di accedere a questa schermata successiva. Quindi questa è la sezione dedicata al concessionario, quindi inseriamo innanzitutto il codice fiscale del concessionario e la ragione sociale nel concessionario. Quindi già questi due dati sono sufficienti, quindi da quest'anno le informazioni relative alla sede legale non sono più obbligatorie, lo diventano però nel momento in cui mettiamo appunto le informazioni relative alla sede legale, per cui provando adesso ad andare avanti, l'applicativo ci dirà che appunto il campo anche comune, cappa e indirizzo diventano obbligatori. Nel momento invece in cui non compiliamo questo campo, l'applicativo ci consentirà di andare avanti nella concessione. Siamo quindi arrivati alla sezione relativa alla classificazione della concessione. Come vi dicevo, l'applicativo è stato prealimentato con una tassonomia predefinita, quindi occorrerà innanzitutto classificare la categoria a cui il bene dato in concessione appartiene. Ad esempio, se proviamo a selezionare etere, quindi poi dobbiamo fare carica, oggetti e finalità, e quindi verranno visualizzati. Soltanto verrà visualizzato l'unico oggetto che è disponibile per l'etere, ovvero le frequenze. Se proviamo a invece cambiare, e quindi ad esempio andiamo nel demanio aeronautico civile, facciamo carico oggetti e finalità, cambieranno in maniera appunto dinamica gli oggetti che possono essere selezionati e quindi occorrerà scegliere questi. Quindi proviamo invece ad esempio a simulare l'inserimento di una concessione relativa alle acque termali e minerali. Quindi le acque termali e minerali appartengono al patrimonio minerario, appunto, quindi facciamo il caricamento degli oggetti e delle finalità. Quindi a questo punto potremo trovare nella tendina relativa agli oggetti le voci disponibili tra cui selezionare, quindi selezioniamo le acque termali e minerarie e quindi scegliamo la finalità, che in questo caso è estrazione di minerali e similari. Come vi dicevo, è possibile, nel caso in cui l'amministrazione non trovi tra gli oggetti e le finalità riportati nella tassonomia quella che secondo lui è più adatta per rappresentare la concessione, è possibile rifare la richiesta di assistenza direttamente dal portale. Quindi alcuni campi verranno prealimentati, quindi io sono appunto utente della direzione ottava e quindi sono già inseriti il nominativo. Con anche l'email, appunto, con la mia email, il nome e cognome, e è necessario poi inserire il numero di telefono, quindi selezionare il tipo di problematica, ad esempio, non riesco a individuare l'oggetto della concessione tra quelli previsti, oppure non riesco a individuare la finalità della concessione, oppure un altro tipo di problematica, fare la descrizione della problematica e quindi poi appunto cliccare avanti. Quindi con questo strumento è possibile naturalmente fare delle segnalazioni ad hoc.
Per quanto riguarda poi le informazioni relative alla localizzazione dell'oggetto della concessione, anche queste non sono informazioni obbligatorie, quindi io posso andare avanti. Nel momento in cui però seleziono anche semplicemente l'area geografica, i campi diventano obbligatori, per cui andando avanti, l'applicativo di nuovo selezionerà che è obbligatorio indicare la regione. Se invece ometto l'indicazione della ripartizione geografica, quindi non riempio il box dati della localizzazione dell'oggetto, posso andare avanti senza che l'applicativo rilevi nulla. Siamo quindi arrivati alla sezione relativa alla quantificazione dell'oggetto di concessione. In questo caso, l'atto di concessione, prevede che siano dati in concessione, ad esempio, 5.000 metri quadrati di terreno. Quindi occorrerà innanzitutto, riempire obbligatoriamente uno dei campi che vengono visualizzati. Anche diciamo in questo caso i campi possono variare in base all'oggetto e alla finalità prescelti nella sezione precedente. Quindi è necessario comunque compilarne uno solo, avendo cura di scegliere quello che appunto è riferito alla unità di misura con cui il bene viene misurato. Quest'altro campo che vedete qui, numero complessivo di concessioni rilasciate, in questo caso non è compilabile, questo perché non stiamo facendo un caricamento aggregato. Nel caso in cui nella prima sezione che abbiamo visto assieme avessimo indicato che stavamo facendo un caricamento aggregato, qui occorrerebbe riportare il numero complessivo degli atti di concessione che si stanno comunicando. Passiamo quindi alla sezione relativa alla parte economica della concessione. Occorrerà quindi qui selezionare la tipologia di remunerazione. Quindi, assumendo che ad esempio la concessione è data a titolo gratuito, come vedrete facendo prossimi dati, andiamo direttamente all'ultima sezione, quindi non verrà chiesta nessun'altra informazione. Se invece mettessimo che la concessione prevede il pagamento con unica soluzione, allora occorrerebbe indicare il canone previsto, quindi l'ammontare complessivo, e l'anno in cui il canone viene riscosso. Supponiamo invece che la concessione preveda un pagamento periodico, quindi durante tutta la vita della concessione il concessionario farà il pagamento di canoni. Quindi indicando il canone periodico vengono visualizzate innanzitutto due box, quindi una concessione, quindi qui possiamo vedere sia appunto l'help online che dà delle indicazioni sulla compilazione di questa sezione, quindi dà degli ulteriori chiarimenti rispetto alla compilazione della sezione, e sia rispetto ad ogni campo. Una concessione può prevedere dei canoni che abbiano una componente solo fissa, oppure una componente solo variabile, oppure una componente sia fissa che variabile. Una componente fissa è una componente che rimane appunto uguale per tutta la durata della vita della concessione. Quindi una volta se la concessione prevede una componente fissa, occorrerà indicare sì, e quindi una volta che si è indicato sì, verranno visualizzate una serie di ulteriori informazioni che occorrerà indicare. Quindi innanzitutto occorrerà specificare se la componente fissa si riferisce ad un canone ordinario, quindi ad esempio supponiamo che questo sia il caso, dopodiché occorrerà però indicare con no tutte quante le altre possibili tipologie di canone ordinario. Quindi
canone agevolato, minimo maggiorato, massimo. Viceversa, se la concessione in oggetto prevedesse ad esempio un canone minimo, occorrerà valorizzare sì in questo campo e no in tutti gli altri. Anche qui accanto ad ognuno dei campi sono disponibili appunto delle ulteriori spiegazioni. Il campo quindi poi della descrizione della componente fissa occorrerà scrivere che ad esempio la componente fissa è calcolata sulla base dell'area data in concessione. E quindi inserire qui la componente della componente fissa che viene prevista annualmente. Ad esempio, scriviamo 9.600 euro. Nella seconda sezione occorrerà invece appunto indicare se la concessione prevede anche delle componenti variabili. Quindi se si mette no, appunto si può poi procedere con la compilazione. Se si inserisce sì, come nel caso precedente, verranno visualizzati ulteriori campi. Occorrerà quindi anche qui indicare se la componente variabile del canone periodico è di tipo ordinario, quindi andando poi a selezionare no negli altri casi e scrivere qui la descrizione della componente variabile del canone. La componente variabile del canone è quella che si ha nel caso in cui appunto gli importi che vengono pagati annualmente del concessionario non sono predeterminabili e predeterminati nel momento della stipula della concessione, ma vengono semplicemente nell'atto di concessione definite quelle che sono le regole o i criteri che determineranno il pagamento. Quindi, per farvi un po' un'analogia con un caso pratico, è come nel caso dei mutui a tasso variabile. Nel caso dei mutui a tasso variabile, ad esempio, si conosce quali sono i criteri, ad esempio che la rata annuale verrà calcolata in base al tasso Euribor a 12 mesi più uno spread, ad esempio, dell'1%, però naturalmente chi contrae il mutuo non sa quali saranno le rate che verranno pagate poi di anno in anno, perché queste verranno stabilite sulla base del tasso Euribor che appunto verranno fissati annualmente. Lo stesso diciamo tipo di ragionamento potete farlo per capire se una concessione ha o meno una componente variabile. Quindi una volta che si è appunto dichiarato che la concessione ha una componente variabile del canone periodico, occorrerà specificare quali sono le regole. Quindi potrà esserci una o più regole, ad esempio, quindi se ci sono uno o più criteri che determinano il calcolo della concessione. Quindi supponiamo che ad esempio ci sia in questo caso che la concessione preveda che per l'estrazione delle acque minerali, oltre all'area che viene data in concessione, il concessionario dovrà pagare un canone variabile in funzione del numero di imbottigliamenti. Occorrerà quindi qui specificare il valore che il parametro ha assunto nell'anno, ad esempio supponiamo che siano state imbottigliate 3 milioni appunto di bottiglie e quindi occorrerà indicare il valore del canone unitario applicato al parametro. Assumiamo ad esempio che per ogni bottiglia, per ogni appunto bottiglia che appunto venga previsto un canone di 5 centesimi di euro. Naturalmente, appunto, nel caso in cui ci siano altre regole, ad esempio, potremmo assumere che oltre al numero di bottiglie, il canone venga ad esempio stabilito anche in termini ad esempio del fatturato in euro. Quindi qui occorrerà inserire il valore del fatturato, ad esempio 900.000 euro, e quindi qui inserire il valore applicato al parametro. Assumiamo ad esempio che il concessionario debba pagare lo 0,3% del fatturato annuo.
Quindi una volta completato questo, basta inserire qui la componente variabile del canone e quindi inserire il numero di anni per cui è corrisposto il canone periodico, ad esempio 10, e quindi procedere con la comunicazione. E siamo quindi arrivati all'ultima sezione, che è quello dei finanziamenti dell'amministrazione. Quindi qui, ad esempio, assumiamo che il concessionario non percepisca finanziamenti o contributi. Quindi una volta appunto completata la compilazione della scheda, clicchiamo avanti. Quindi adesso, andando in gestione dati, vediamo appunto che l'inserimento è avvenuto e quindi troviamo qui appunto il record relativo alla concessione. Come vi dicevo, i dati che vengono inseriti possono essere esportati, quindi qui ad esempio possiamo esportare i dati in formato CSV, che è un formato elaborabile. Quindi vedete, verrà prodotto un file CSV che potrà essere quindi utilizzato come esempio, quindi si potrà qui ad esempio completare con le informazioni di altre concessioni, quindi ad esempio inserendo la nuova concessione indicando il protocollo 4537, quindi andando avanti con la compilazione poi della data di stipula, quindi 1º gennaio ad esempio 2010 e così via. Quindi utilizzando i dati che vengono inseriti, che sono stati inseriti, è possibile replicare lo stesso per le altre concessioni e poi, una volta appunto completato il CSV, è possibile, ad esempio, ricaricare, un file. Quindi noi ne abbiamo, ad esempio, simulato uno. Quindi una volta effettuato il caricamento, come vedete, noi abbiamo a questo punto importato un file CSV appunto elaborato e quindi adesso le concessioni sono qui visibili. Al termine dell'inserimento appunto del CSV è possibile. Un attimo, l'aiuto io. Sì. Dovrei spostare questo, ok? Doveva far vedere la mail? Sì, volevo far vedere la mail, questa qui, ok? Al termine appunto dell'inserimento del CSV viene inviato appunto direttamente dal sistema un'email che riassume appunto l'esito del caricamento. Quindi nel caso in cui, nel caso del file appunto che abbiamo caricato, ci sono stati 3 record che sono stati rigettati e quindi vengono evidenziati quali sono appunto gli errori, così come i record caricati con segnalazione. Quindi appunto insomma l'inserimento da interfaccia grafica, come avete potuto vedere, è molto semplice e intuitivo, soprattutto è un inserimento guidato, per cui noi consigliamo sempre alle amministrazioni di fare degli inserimenti, almeno uno o due inserimenti, in modo da capire quali sono le informazioni che vengono richieste e qual è la modalità più opportuna. Dopodiché, appunto, è possibile effettuare l'esportazione dei dati in CSV, replicare al di fuori del sistema, quindi compilare il CSV come un normale file Excel e poi appunto è possibile ricaricare il file in formato CSV e completare la comunicazione. Naturalmente anche appunto il file CSV può essere utilizzato nel caso in cui l'amministrazione abbia un archivio elettronico e quindi gli informatici potranno replicare esattamente il formato corretto. Sì,
Se non, io potrei chiudere qui, diciamo, la presentazione, magari volendo lasciare qualche minuto per le domande. Naturalmente, appunto, c'è poi la sezione storico da cui è possibile visualizzare i dati eventualmente comunicati dall'amministrazione nell'anno precedente. E naturalmente, appunto, anche in questo caso i dati potranno essere scaricati in formato CSV. Non so se ci Perfetto. sono delle domande di carattere generale a cui è possibile dare qualche risposta. Dottoressa sta chiedendo a noi o al Sto dottoresse collega? chiedendo Perfetto. ai miei collaboratori se hanno individuato tra le domande pervenute alcune che possono essere diciamo di carattere più generale, perché ecco, magari a quelle un pochino più specifiche possiamo, come ha detto anche lei, dare risposta direttamente dalla nostra casella di Certo, supporto tematico. certo. Quindi stavo cercando di capire se c'erano delle domande, se c'erano appunto domande che potessero essere, insomma, utili per. Sembrano tutte domande abbastanza, diciamo, eterogenee e magari specifiche. Quindi forse, insomma, dai quesiti che mi stanno riferendo, i colleghi, probabilmente occorre, chiarire che, diciamo, l'amministrazione, deve dichiarare gli atti di concessione che ha rilasciato, quindi naturalmente, non sono oggetto di rilevazione le concessioni di cui l'amministrazione naturalmente, è il concessionario, quindi, beneficia, o nel caso in cui comunque, ad esempio, ci siano, delle concessioni che vengono in realtà rilasciate da altre amministrazioni. Quindi ogni amministrazione deve appunto comunicare le concessioni per le quali essa stessa ha rilasciato l'atto di concessione. Quindi come appunto dicevo prima, la cosa importante è effettuare una buona classificazione degli atti di concessione, quindi individuando gli oggetti e le finalità, quindi nella documentazione che, come vi dicevo, è disponibile nella home page del portale. È possibile scaricare le istruzioni per la compilazione, che vengono tra l'altro spesso anche aggiornate sulla base di eventuali ulteriori diciamo, chiarimenti che ci vengono chiesti. E, per cui insomma, raccomandiamo sempre la consultazione della documentazione aggiornata. Ricordo lo stesso che per quanto riguarda le amministrazioni che avessero fatto la comunicazione per il 2013, è possibile effettuare un richiamo dei dati già comunicati l'anno precedente, quindi con la funzionalità di ribaltamento. In questo caso è possibile che molte delle concessioni comunicate non vengano ribaltate. Questo perché innanzitutto non vengono automaticamente inserite nella gestione dati quelle concessioni che risultano essere scadute nel 2013, quindi che non sono più in essere nel 2014, che è appunto l'anno della rilevazione attualmente in corso. Dopodiché vengono scartate anche quegli atti appunto di concessioni che sono stati comunicati secondo le regole previste per la passata rilevazione. Abbiamo inserito quest'anno, abbiamo fatto una serie di modifiche diciamo, sia alle regole di compilazione che alla scheda di compilazione, per cui è possibile che alcuni degli oggetti o delle finalità che per lo scorso anno erano validi, quest'anno non lo sono più. Per cui è importante appunto verificare quali sono
appunto qual è la tassonomia e quali sono le regole di quest'anno. E comunque appunto diciamo nel momento in cui si fa il ribaltamento viene inviata da sistema un'email che evidenzia quelli che sono i record rigettati e quelli che appunto vengono invece importati con delle segnalazioni di criticità. Sì, vorrei appunto ringraziare tutti i partecipanti a questa sessione formativa, spero sia stata utile, appunto cercheremo magari ecco, di ripetere insomma, questo tipo di incontri se appunto le amministrazioni lo ritengono utile. E quindi risponderemo attraverso il supporto tematico e naturalmente ricordiamo che è supporto tematico patrimonio il nostro appunto canale di comunicazione che le amministrazioni ci possono quindi contattare e quindi cercheremo di rispondere appunto insomma nel tempo più breve possibile. Quindi ricordo che per la comunicazione delle concessioni c'è tempo fino al 31 di gennaio. Mentre per gli immobili e le partecipazioni le amministrazioni hanno tempo fino alla fine di questo mese, quindi appunto esorto tutti a continuare con la comunicazione dei dati, ovviamente ringraziando tutti per la collaborazione.